Yuri Comfortola, alla tua quinta Olimpiade. Insomma, pochi atleti nel mondo del ghiaccio, anzi forse l'unico attualmente, tranne la regina Arianna Fontana. E direi pochi atleti in Italia con 5 Olimpiadi, e dicevamo a microfoni spenti, forse questa edizione è quella in cui ci arrivi davvero alla top della forma. Come ti senti, come stai? Beh, sì, 5 Olimpiadi non è proprio scontato, anzi è difficile, però è una cosa che volevo fare. A pensare a 4 anni fa non avrei pensato di riuscire ad arrivare, però sono contento di essere arrivato. Adesso dobbiamo andare, io mi sento pronto. Ovviamente sono tutti a livello alto, sono tutti pronti, quindi non sarà facile. Però ecco, tutto quello che volevo fare l'ho fatto, quindi sono sereno. Quest'anno ci arrivi oltretutto con una vittoria nella Coppa del Mondo, insomma, 37 anni, mi sbaglio, 36. 36, scusami, però insomma, mai così in forma come quest'anno. Ma sì, ma io credo che l'età è da una parte uno svantaggio, da una parte può essere anche un vantaggio a livello di esperienza, quindi non è che sto lì a pensare tanto all'età. So quello che devo fare, so i miei punti di forza, io quindi cercherò di andare a fare il mio meglio e tutto è possibile come si è visto dove ho vinto, quindi è tutto possibile. I nomi degli atleti che parteciperanno nelle varie distanze non sono ancora stati assegnati, però Yuri, tra di voi sicuramente avrete già messo le cose in chiaro. Quale distanza ti piacerebbe gareggiare e cosa ne pensi poi del discorso staffette? Ma probabilmente, sicuramente a me piace le distanze lunghe, quindi quello che io spero è di correre il 1500, il 1000 vedremo perché abbiamo solo due posti, e staffetta e mixed. La mixed è una staffetta che io ho partecipato solo due volte, inizialmente anche avevo il polso rotto, quindi non ho potuto farle, ma non ero anche così pronto. Però ci ho lavorato tanto in quest'ultimo mese e mezzo, e secondo me potrei, mi piacerebbe essere presente anche in quella perché può essere una possibile, però ecco, non, senza problemi, nel senso quello che viene viene, quindi io sono pronto per tutto, diciamo. Ho appena avuto il piacere di parlare con Luca Spechenhauser, ha espresso parole davvero carine nei tuoi confronti. È emozionato di essere al tuo fianco per questa che sarà la sua prima Olimpiadi e forse l'ultima tua, però ha aggiunto anche lui forse, perché non è convinto che questa potrebbe essere la tua ultima Olimpiadi e non ovviamente l'ultimo anno. Io mi ricordo nel 2011 che io mi ero spaccato la gamba e lui iniziava a pattinare e quindi gli insegnavo a pattinare. Quindi è una cosa molto, cioè, strano essere all'Olimpiade insieme, ma è bellissimo perché a pensare a quel ricordo e adesso essere all'Olimpiade insieme è una cosa che è bellissimo. Niente, la mia ultima Olimpiade probabilmente sarà la mia ultima, ma vedremo, mai dire mai, però. Yuri, tu sai che nello snowboard c'è un certo Roland Fischnaller che a 40 anni sonati vince ancora le gare di Coppa del Mondo, quindi mai dire mai. Eh sì, però lui è Roland Fischnaller, io sono Yuri Comfortola. No, a parte gli scherzi, è comunque, cioè, lo short track lo vedono tutti, è uno sport comunque da giovani e non è proprio così semplice arrivare a 40 anni. Adesso io nello snowboard non lo so perché Mari è uguale, Mari no, però non è semplice. Yuri, un aspetto fondamentale di questa Olimpiade, così come ovviamente in tutte, sarà la conoscenza del ghiaccio. I cinesi ovviamente saranno avvantaggiati perché gareggiano sul ghiaccio di casa, ma avete già avuto la possibilità di pattinarvi. Che cosa ne pensi del ghiaccio che troverete appunto a Pechino? Ma beh, il ghiaccio è una componente che ovviamente fa tanto, però ci vuole la capacità di adattamento. Sicuramente sarà un ghiaccio veloce e siccome è importante arrivare già ai primi giorni e cercare subito il feeling giusto. Questo per quanto mi riguarda non sarà un problema, nel senso, bene o male ormai negli ultimi anni mi adatto abbastanza velocemente ai ghiacci. Non penso che sia anche così un grande vantaggio per i cinesi, personalmente non credo a questo,
e penso che alla fine sarà uguale per tutti. Grazie davvero, un grosso in bocca al lupo, Grazie, grazie, crepi il grazie mille. lupo. Ciao ciao.